Un saluto vitaminico dal vostro Zergantis e bentornati in questo nuovo video di Animal Crossing. Oggi voglio farvi vedere come è possibile creare dei nuovi colori per i fiori. Bentornati sulla Zerga Isola e oggi vi faccio vedere come è possibile creare dei nuovi colori dai fiori piantandoli in maniera intelligente, quindi in una maniera specifica, con una conformazione che ci permetta appunto di ibridarli e creare delle colorazioni nuove. Come potete vedere qua, ora è un po' complicato ma ve lo vado a spiegare, ho posizionato diversi tipi di fiori in diversi settori, esattamente tre. Partiamo dalle viole, vedete ho messo tre viole a freccia gialle e subito sotto adiacenti tre viole, anche se a freccia, ma rosse. L'importante è che almeno per uno delle parti del quadrato, anche in diagonale, le varie piante si tocchino. Quindi questa e questa si toccano in diagonale e va benissimo. Mettendole così e annaffiandole, si creeranno negli spazi vuoti, ci saranno delle buone possibilità che si creino negli spazi vuoti, dei nuovi fiori, germoglino dei nuovi boccioli di colori differenti. Quindi, ad esempio, potrebbe essere che giallo e rosso possa venire fuori un bel arancione in uno di questi spazi qua, oppure rosso e rosso crei qualcos'altro, addirittura qua, qua o qua. L'importante, insomma, è che ci sia uno spazio in orizzontale, in verticale o in obliquo libero tra di essi. Lo stesso ho fatto qua con i crisantemi, vedete? Stessa posizione, l'importante è annaffiarli. E voi potete creare anche delle conformazioni anche più complicate, l'importante appunto è che rispettiate l'unica regola, che è quella di i due fiori di diversi colori o dello stesso colore si devono toccare e devono avere uno spazio adiacente libero per poter far crescere la nuova pianta. In questo caso ho messo tre viole rosse, tre viole bianche e di nuovo tre viole rosse e vedrete che succederà qualcosa. Ora qua sotto la sabbia non succederà niente, si muoverà solo in orizzontale, ma avevo mancanza di spazio. Quindi questo semplicemente è l'unico metodo, è il metodo più semplice per creare dei nuovi colori dei vostri fiori. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a lasciare un like, a lasciare un commentino, ditemi che cosa ne pensate, se avete creato dei fiori nuovi e ci vediamo al prossimo video di Animal Crossing. Un trifoglio per te, uno per me e uno boh. Vabbè, ciao ragazzuoli, buona serata.